13. Aumenta la sua qualità. Continua. Posso farle una domanda? chiese Ruanti avvicinandosi. Il vecchio sembrò svegliarsi da un letargo. Il tanfo di gasolio era nauseante. Tra i truccioli di legno sparsi a pagliolo per assorbire la sporcizia, Ruanti si sentì svenire e chiese aiuto al vecchio, che le sembrava una persona di cui fidarsi. Certo che puoi farmi una domanda, rispose il vecchio. Dimmi. Io sto su questa tinozza per raggiungere in Italia mio marito. E lei perché è qui? Per morire dove lavora mio nipote, rispose il vecchio, a Milano. Ruanti lo guardò stupita. Ma lei fa questa traversata impossibile per morire dove lavora suo nipote? Sì, perché l'ho cresciuto io. Ed io gli ho dato i soldi per arrivare in Italia e sempre io ho pregato perché giungesse sano e salvo e trovasse un lavoro. Adesso voglio morire accanto a lui. Lei prega sempre, chiese Ruanti per mantenere il contatto col vecchio. Ogni volta che mi ricordo che Dio è in me e che il suo unico tempio è la mia coscienza. Lo prego sempre con il desiderio di elevarmi e non chiedo mai niente a Dio, perché Lui sa già tutto di me. Se arriverò in Italia, anch'io andrò a pregare nelle chiese, commentò Ruanti. Nelle chiese potrai pregare perché la preghiera unitaria ha una grande potenza, ma soprattutto devi pregare nel silenzio, nel raccoglimento, nella continua segretezza di te stessa e con la certezza della reale presenza di Dio in te, che ascolta le tue parole, che non devono essere frutto della tua voce, ma del tuo cuore. Allora non c'è bisogno di arrivare in Italia per pregare, perché Dio è dappertutto e puoi pregare sin da adesso, visto il viaggio che ci aspetta. Ruanti fissò la paratia di nuovo nell'avvilimento. L'idea di passare tanti giorni su quell'orribile barcone era già sufficiente a darle sgomento. In più il vecchio le diceva che doveva pregare. Sospirò pensando, a poco a poco imparerò ad affrontare qualsiasi cosa pur di giungere in Italia. Io al massimo credo che quando moriamo la nostra energia non muore. E si disperde nell'universo, disse Ruanti al vecchio che la guardava. Non riesco a credere ad altro. E se quella energia aumentasse la sua qualità, ogni volta che vivi, come chiameresti quella che chiami energia, chiese il vecchio. Che significa ogni volta che vivo, ogni volta che rinasci sulla terra? Perché si rinasce? Certo, perché l'energia in cui credi rinasce. Rinasce per accrescere la sua qualità. Allora, come la chiami quell'energia? Non lo so. La puoi chiamare coscienza, che è l'unica parte immortale di noi, disse il vecchio. La sirena urlò ancora una volta, poi il barcone prese a vibrare e il motore cominciò a far udire i suoi tonfi sordi. Le cime vennero mollate e tra le grida dei 300 migranti il barcone cominciò a muoversi. Si scostò lentamente dalla banchina e si portò a largo verso l'Italia. Ruanti rimase a lungo appoggiata al parapetto a guardare il molo e la riva che diventavano sempre più piccoli. Quello che le aveva detto il vecchio le piaceva. Aprì la borsa di pezza. Per guardare la piccola bussola che le aveva regalato il marito prima di partire per l'Italia. Guarda l'ago, quando pensi a me, le aveva detto il marito. Punterà sempre verso il luogo dove sarò io. La lancetta tremolava e, come sempre, puntava nella direzione del nord. Ma a Ruanti sembrò che puntasse nella direzione della sua energia.